Cosa succede se lancio come un sacco di patate quel povero gigante dentro una pila inestensibile di mura? E soprattutto, quante coppe perderò con una disposizione del genere? Ah, scoprirete tutto in questo video. Benvenuti nella nuova serie delle Base Troll. Leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati proprio così su Clash of Clans, pronti per assaporare una nuova Base Troll, ragazzi. Base Troll che mi è stata consigliata tra l'altro su Instagram, vi invito a seguirmi, Just Legendary. Ragazzi, la sfida di oggi è quella di formare una base, intanto passiamo subito al secondo villaggio. La sfida di oggi è di formare una base troll se buttiamo un gigante o qualsiasi altra truppa dentro le mura, cioè formiamo un cumulo di mura e ci buttiamo dentro queste povere truppe. Cosa accadrà? Vi lascerò il post così vedete anche la persona che la saluto. Ciao, ti saluto. E ragazzi, voglio che commentate con hashtag Super Marco Malandrino, perché oggi doveva uscire un video specialissimo, invece non può uscire perché quel baldo di Super Marco se n'è uscito. Vedi è arrabbiato nero Super Marco perché abbiamo la war. Non aveva voglia di farvi quel video speciale che speriamo arriverà nei prossimi giorni. Ragazzi, senza cinci schiarci oltre. Tra l'altro fa un caldo atroce, sto in una stanzetta chiusa con delle luci puntate addosso, quindi sembro una palla di biliardo appena oliata. Cioè sto sudando tantissimo. E come vedete vi ho aspettato anche per migliorare il municipio a livello municipio sale del costruttore a livello 5. Facciamolo ora in live, ragazzi. Perfetto, a breve arriverà un video, se volete un gameplay della nuova macchina da guerra, delle novità. Tra due giorni potrete vederlo, quindi probabilmente con la velocità che edito io. E miglioriamo anche il gigantozzo, ragazzi. Andiamo a formare velocemente la nostra base, che non deve essere funzionale ma deve solo fare il proprio lavoro. Allora ragazzi, cosa andiamo a fare? Andiamo a rimuovere tutto e formiamo un sacco di mura qui. Una vera e propria insiemistica di mura, guardate. Andiamo a formare proprio, ma proprio così, senza senso, ragazzi. Una base che deve proprio far schifo. Tanto che il nostro avversario farà 100%, ma proprio al bacio. Ok, andiamo a formare, andiamo a accumulare tutte le mura qui, no? Ma mi sto già pentendo, ragazzi, mi sto già pentendo di questa cosa. Ma quanto ti stai pentendo, Ale? Tantissimo. Abbiamo anche la torre dell'orologio. Ok, come vedete qui abbiamo tutta la nostra trappolozza di mura e ci andiamo a buttare. Adesso mettiamo perdinci bacco, ok? Andiamo a buttare le nostre trappoline a scatto, trappoline spintore che me ne sono strapotenziate al massimo. E guardate dove andremo a buttare il nostro gigante, la nostra truppa, proprio all'interno delle mura, ragazzi. Cioè io mi chiedo, no, cosa succede se cioè io non prima non avevo una più pallida idea di quello che poteva accadere. Io attualmente non ne ho. Mettiamo poi delle cose qui, doppio cannone, Tesla, in modo tale che i giganti siano attirati all'interno. Una base molto veloce, perché appunto non voglio fare una base efficace, ma voglio semplicemente godermi la partita con voi. Quindi ragazzi, se mi volete consigliare nuove base troll da provare, ovviamente non mi dispiace. Quindi su Instagram, su Telegram, qui anche con i commenti, commentando con Salotto of Clans o con quello che vi pare, con Super Marco Malandrino, potrete propormi le vostre ideozze. Quindi mi raccomando, lo spaccatutto mettiamolo perdinci bacco, mettiamolo qui, perché se no ovviamente con gli archi è troppo facile come base. Cioè me lo sono potenziato al 4, ho venduto un rene per potenziarmelo al 4 e poi me lo faccio arrare da delle semplici arcerine, come dice un mio youtuber che seguo tantissimo. Le arcerine, guarda che classe. Lonnie ha sempre classe, inutile. Nuova base troll, best troll base EU 2015, 2016, 2017, 2018. Sperando di recuperare con i nostri attacchi, che dobbiamo fare bene, perché altrimenti proprio diventa uno schifo allora questa cosa. Però è town hall alto. Io leverei lo spaccamuro, che in questi casi non serve. Forse qualche arciere in più, quindi non mettiamo i barbari ma mettiamo gli arcieri. Altri arcieri qui, e questo il 50 ce lo dovrebbe assicurare. Poi qui c'era il buco, aspetta, vediamo dove erano i buchi. Mettiamo due giganti qui, mettiamo tutti i barbari qui, perché poi ce lo spacca tutto, e mettiamo tutti gli arcieri invece qui.
Quindi se i nostri calcoli sono giusti, dovremo andare a pulire lo spaccatutto con gli arcieri, il multimortaio con i barbari. Due stelle, sì, già che abbiamo fatto due stelle contro un Town Hall 5, un BH5, è davvero qualcosa di stupendo. Ma andiamo a vedere, siamo già avanzati perché siamo a 70%, penso di poter fare qualcosina in più con questi edifici esterni. Quindi diciamo un attacco molto molto bello, 80% ragazzi. E vediamo, c'è l'ultimo arciere, ma penso che morirà malissimo. Se avessi messo un arciere anche qui avrei fatto anche un 82-83%, ma vediamo il 100% che ci hanno fatto in difesa. Ovviamente non sta più attaccando, vediamo cos'è. Vittoria ragazzi, abbiamo vinto contro un Town Hall 5 e ci ha usato anche il cannone a rotelle, cioè così a caso. Vediamo, oh carino, questa è la prima volta che vedo il cannone a rotelle ragazzi. Non hanno preso ancora la trappola a scatto, non l'hanno ancora presa. E non l'hanno presa raga, siamo sfortunati, nessuno ha preso la trappolina a scatto. Mettiamo lo spaccamuro e proviamo a sfondarlo da qui. Dovremmo prendere due stelle e fermarci più o meno a metà del villaggio dove inizia questo petardo. Speriamo bene ragazzi, andiamo con gli arcieri a pulire qui il lato. Poi appena finiscono, ecco, andiamo con i giganti. Tre spaccamuri addirittura, quindi sfruttiamo la doppia bomba per aprire totalmente il villaggio. Spiegniamo la via per i nostri barbari infuriati. Ok, bene che è uscita subito la prima bomba prima che mettessi tutti i barbari. Quindi alcuni sono proprio freschi freschi di spawn. Come vedete, secondo le prediction sono andato proprio a finire nel petardo e poi dovrebbe uccidere tutti i barbari ovviamente. Beh, bene questo barbaro che sta attaccando gli edifici esterni. Inaspettato, questo spaccamuro va a pulire gli edifici esterni, quindi anche qui facciamo un ottimo attacco ragazzi. Siamo già a 61%, con questo barbaro andiamo a 66%, dovremmo prendere un 73 buono. Oddio ragazzi, si posiziona perfettamente, quindi riusciamo a prendere forse tutte e tre le strutture, ossia spaccatutto, casermina. No, non è vero mai. Andiamo a vedere il replay ragazzi. Come vedete ci attira questi arcieri qui sulla torre arcieri, giustamente una base proprio orribile, orribilante. Metti i barbari qui sperando che qualche barbaro almeno inciampi su una delle nostre trappole messe appositamente. Andiamo a vedere cosa succede. Sta arrivando ragazzi. Ma che sfortuna è raga, nessuno. Forza dai, per favore, qualcuno inciampi per sbaglio su una trappola. Scatto per Dinci, bacco. Bruttissimamente ragazzi. Andiamo a provare a vedere cosa succede se magari ci mette qualche gigantone. Andiamo a fare il terzo e ultimo attacco, a prendere se riusciamo anche il bonus attacco, a vincere, visto che la prima è andata male. Qui forse io agirei con spaccamuri, perché ha il doppio muro che dà fastidio. Però qui c'è lo spaccatutto, quindi probabilmente non prenderemo 100% sicuro, perché non è un attacco che punta al 100%. Puntiamo a fare stragi con questi barbari, visto che ha messo lo spaccatutto molto molto angolato, il coso, la bomba gigante. Però attenzione, '57 ragazzi, che buono, non si butta via niente. Andiamo a... vediamo questi giganti come si sono mossi con la trappola scatto ragazzi. Vediamo se qualche gigante cade nella nostra trappolina, perché ovviamente ci fa 100%, ti pare che... E come vedete, oh ragazzi, è bloccato! Pensavo di aver failato ragazzi, pensavo di aver failato con il trick, ma effettivamente invece le truppe non oltrepassano il blocco centrale, ma comunque si bloccano un minimo, si glitchano un minimo sulla prima fila di mura. Ovviamente poi se riuscirò vi lascerò come al solito clip in mezzo, che proverò a farla un pochino più consistente questa roba. Proverò a farla anche mettendo la prima trappola a scatto qui. Ragazzi, per adesso vi saluto, è stato un piacere stare qui con voi con un altro episodio di Troll Base. Vi sta piacendo tanto, quindi vi invito a vedervi anche gli altri episodi se te li sei scordati. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Io ti mando un salutone leggendario. Xiaomi. Super Marco è nero per la war.
Perché in pratica siamo nel mio secondo profilo intanto. Comunque ragazzi, Super Marco mi ha chiesto di chiedervi se volevate il ritorno di War with Halo, sia una serie in cui proponevo le mie war catastrofiche. E ora, visto che ve ne propongo un pezzettino a fine video, visto che c'era rimasto qualche minutino libero, facciamo l'attacco. Visto che ho attaccato già con il principale, facciamo l'attacco che faccio di solito con il secondo. Il problema è che è un Town Hall 8, quindi ho fatto 0% al 10. Che bella nuova grafica dei giganti con questi tiri a pugni. A questi livelli contrastare le valchirie è praticamente impossibile. Bullizziamo questi maghi. Ora mettiamo a tappetino queste mongolfiere, ragazzi, e proviamo a non fare brutte figure. Ma intanto i giganti stanno già morendo. Mannaggia, ma sono OP. Il problema è che questi villaggi sono OP anche se magari non è maxato. Abbiamo fatto meglio della scorsa, ma è vergognoso, è la war più brutta della mia. C'è uno spettatore online, se è Super Marco mi mena. Questa è la volta buona che mi caccia dal clan, Super Marco. Comunque ti ringrazio per aver visto tutto questo video, spero che la bestrol ti sia piaciuta. Mentre questo arco sta estirpando un elisir per volta, mancano ancora 43 secondi di attacco. L'arciere ha finito, anche io ho finito. Un salutone leggendario, ciao. Grazie per la pazienza, abbiamo perso male. Oddio, c'è il bottino guerra. Bene, che tristezza.